Mascherina, tutti pronti, zainetto in spalla, andiamo a prendere Akira! È stato un po' un trauma il primo bagnetto, Akira. Ciao ragazze, eccoci qua. Questa è la cucciolotta, è appena arrivata, appena insomma, siamo già insieme da un paio di giorni e siamo già innamoratissimi. Ovviamente fa un po' la monella, però si fa, è adorabile, si fa proprio amare. E il suo nome è Akira. Akira è stato un nome contemplato tantissimo perché avevamo, diciamo, diversi totonomi, diversi nomi che volevamo darle. E Akira ci è piaciuto tantissimo, diciamo a tutte e due. C'era dei nomi che piacevano più a me, ovviamente dei nomi che piacevano più al congiunto, però ovviamente vanno a piacere a tutte e due. E quindi Akira ci è piaciuto tantissimo entrambi, che in giapponese vuol dire brillante e luminosa. Perché amore, tu sei luminosa? Tu sei luminosa, cucciolotta. È una femminuccia, una femmina di pastore tedesco, che è una cucciolina piccolissima. Ha quasi 8 settimane e quindi è proprio piccolina, però è tanto affettuosa. Diciamo che stranamente, quando siamo andati a prenderla, dove vai, cucciolotta? Era con, diciamo, i genitori, no? Tutti e due, papà e mamma. Scusate, io pensavo tipo che quando siamo andati a prenderla, i genitori erano tipo, sarebbero saltati addosso, sarebbero arrabbiati tantissimo. E invece siamo arrivati e erano giocherelloni. Cioè, tipo, io pensavo che appunto ci avessero sbranato, avendo portato via, toccando i cuccioli, portandone via uno. Invece, proprio fregato niente. Cioè, prendeteveli pure tutti, chi se ne frega. Appunto, cioè, noi siamo arrivati, c'erano, erano rimaste solo due cucciole, da 10 cuccioli che c'erano. E noi l'abbiamo voluta, diciamo, prendere quando si poteva già staccare dalla mamma, perché troppo piccoli non si possono staccare dalla mamma, perché appunto fino a 7 amore, fino a 7 settimane no, vai a giocare nel mondo. Fino a 7 settimane devono stare con i genitori, con la mamma soprattutto, e niente, quindi non l'abbiamo voluta staccare prima. Siamo arrivati e appunto noi ci aspettavamo che i cani fossero chiusi, visto che dovevamo portare via la piccolina. Invece erano liberi di scorrazzare. Infatti io sinceramente avevo paura che ci saltassero addosso, tipo sbranassero. E invece no. Cioè, nel senso, anche lei e anche la sorella si sono fatti prendere in braccio tranquillamente, senza nessun problema. Scusate, stavo dicendo che quando siamo arrivati, appunto, questi lupi ci saltassero addosso, invece zero, non ho toccato niente, ho toccato tutte e due le cucciole, e insomma, le abbiamo prese in braccio, le hanno toccate, non hanno fatto, cioè, anzi, erano giocherelloni, volevano che noi iniziassimo a giocare con loro, ci saltavano addosso, poi ci facevano le feste. E alla fine, appunto, abbiamo scelto lei. Diciamo che non avevamo tanti dubbi perché è bella. Quando mi aveva fatto vedere la foto della cucciolata, proprio appena nati, io appena visto lei ho detto no, la voglio troppo. Però il congiunto ha detto no, andiamo lì a vedere tutta la cucciolata, perché così almeno decidiamo poi qual è la cucciola che ci piace di più. E io un po' avevo l'ansia, tipo no, me la tolgono, sicuramente qualcun altro piacerà. E invece tra i due cuccioli che erano rimasti c'era proprio lei. Quindi io, quando l'ho visto che c'era ancora lì, tipo sì, e allora sei proprio tu. E cioè, bellissima, effettivamente sì, tutti i cuccioli sono belli, però lei è proprio bellissima, ha proprio gli occhi dolci,
proprio buona buona. E appunto l'abbiamo portata via, non ha detto né a né beh, si è fatta prendere in braccio, si è fatta portare via tranquillamente. E mi fa proprio strano perché invece adesso, tipo, se ci allontaniamo, io ho il congiunto per un certo tot, cioè comunque ci viene a cercare dopo un po', cioè, ma neanche 10 minuti. Vuole sentirci vicino, vuole i diritti vicino, ha la mano vicino, si rilassa proprio solamente se siamo noi lì. Ha sofferto, e neanche la mamma gliene è fregato assolutamente niente quando l'abbiamo strappato da lei, o anche la levatrice, insomma, dalla quale l'abbiamo presa, non ha fatto storia lei quando è stata tirata via. Però appunto dopo neanche un giorno sente tanto l'attaccamento a noi. Anzi, anche quando tipo sta tutto il pomeriggio con me, magari il congiunto se ne va, quando torna non lo lascia. Cioè, tipo, gli sta attaccata ai piedi tutto il tempo, si addormenta sui piedi, tipo, dove sei stato? Tu mi hai lasciato. E quindi, boh, non lo so, non me lo spiego questa cosa. Io sto già pensando di fargli il morosino, perché lei è una femminuccia, ha bisogno di un moroso, e quindi ha bisogno di un cucciolino. Però ovviamente adesso siamo ancora, cioè, appena arrivata. Abbiamo fatto già la prima camminata in giro, è stata pessima, è stata traumatica, forse è troppo piccola per camminare ancora in giro, infatti la facciamo camminare qui nel cortile, giochiamo qui nel cortile, però aspettiamo un po' prima di, insomma, portarla in giro. Io già non vedo l'ora di portarla al mare con noi, a fare scampagnate con noi, a fare tutte le cose con noi, perché comunque dai, è il nostro cagnolone, e in questi giorni già è con noi da 3-4 giorni, è proprio diversa, nel senso, ma non perché sta con noi, ma secondo me proprio in questi giorni, cioè proprio sono i giorni che cresce proprio di più, anche, cioè, tipo in un giorno ha imparato a fare le scale, all'inizio non riusciva a fare le scale né a scendere né a salire, e adesso ha iniziato a, cioè, scendere un po' paura, però a salire si fa due rampe di scale tranquillamente, cioè proprio ha imparato molte cose, cioè, velocissimamente. E quindi, insomma, è il nostro amore grande. Il mio congiunto ho già perso, cioè tipo venderebbe me per la cagnolina che appunto abbiamo da 4 giorni. Akira? 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 Ok, dobbiamo lavorare un po' sul nome, perché mi sa che non ha ben capito, perché secondo me pensa che si chiama amore mio. Siccome la chiamiamo sempre amore mio, secondo me pensa si chiami così. Vabbè, lei è Akira, amore mio, che adesso si è appoggiata sui piedi, quindi penso sia il tempo di un pisolino. È proprio campionessa di pisolini, perché tipo ha iperattività per un'ora, tipo wow, sono super attiva, sono super carica, basta. Poi dopo dorme, tipo, non è che proprio dorme, sonnecchia, fa i pisolini, proprio se tu ti allontani in tempo 5 minuti si sveglia che ti viene a cercare per mettersi a fare i pisolini sui tuoi piedi. Ma è tanto dolce, carina e coccolosa. Vorrei in un certo senso che rimanesse sempre così, ma in un altro senso non vedo l'ora che cresca per vedere il suo carattere. Con questo vi saluto, vi auguro una buonissima giornata e noi ci vediamo al prossimo video. Vero Akira? Salutale. Ancora non abbaia. Chissà che abbaio avrà. Chissà come abbaierà. Ciao ragazze. Ciao.